Ciao ragazzi, benvenuti in questo video. Consigliatemi di iscrivervi al canale, lasciare un bel mi piace ed attivare la campanellina così non mi perdete i miei nuovi contenuti. Mi scuso per il primo piano, forse un po' troppo vicino alla telecamera, l'abbiamo spostata. E ragazzi, prima di cominciare, a questo punto io ho interrotto la carriera, come avete potuto leggere dal post in community. Ragazzi, il mio ultimo video sulla carriera ha totalizzato 9 visualizzazioni. Non sono uno che bada alle visualizzazioni anche perché io non monetizzo, sia chiaro, però se non ho un pubblico che segue la carriera è proprio inutile portarla e quindi al momento l'ho interrotta. Più che altro non è che l'ho interrotta definitivamente, ma più che altro avendo poco tempo preferisco portare i soliti video anziché la carriera. Chiaro che dovessi lasciare il canale con una settimana in cui non escono video, il video sulla carriera magari ce lo faccio uscire, ma attualmente ci sono tantissimi video in programma. La settimana scorsa sono usciti tutti, adesso uscirà questo sull'analisi della quindicesima giornata di Serie A con un po' di ritardo, però tenetevi pronti perché dovrebbe uscire anche il Giro di Boa, il secondo episodio, anche perché stanno finendo anche il girone, sta finendo il girone di ritorno di tutte le competizioni europee. E quindi andiamo ad analizzare anche quella situazione lì. Tenetevi pronti, poi ci saranno comunque anche i sorteggi, insomma, ci sono un po' di cose che bollono in pentola e quindi ci sono comunque altri video in programma, questo è poco ma sicuro. E tra l'altro saluteremo anche la Champions League come oggi la conosciamo, perché l'ultima edizione che sarà con il vecchio format. Io ragazzi non mi perdo ulteriormente in chiacchiere, avevo parlato di Champions, avevo parlato di competizioni europee, ma intanto è passato l'altro giorno di Serie A. Siamo arrivati quasi alla metà, arriviamo a metà campionato, poi vi ricordo, usciranno molti altri video, ma è presto, è prematuro perché mancano 4 giornate alla metà, nemmeno tante, però il tempo comunque c'è. Io partirei proprio dal big match che ha aperto questa giornata, quello tra Juventus e Napoli, al 53esimo segna Gatti ed è il marchio di fabbrica della Juve di Allegri, il Cortomuso con cui si portano a casa questi 3 punti. Importantissimi ragazzi, Juve che si mostra antagonista comunque dell'Inter in questo campionato e dopo vedendo la classifica capirete anche il perché. E comunque ragazzi, Napoli alterna alti e bassi, sicuramente non è la squadra campione d'Italia che conosciamo. Verona che ha affrontato la Lazio, al 23esimo la apre l'ex Zaccagni, al 70esimo pareggia Arnique, ragazzi, tornato dall'infortunio, si sta dimostrando un fattore, al 74esimo segna Casale, un altro ex tra l'altro, ma il gol viene annullato dal VAR, e al 77esimo viene espulso Duda, però alla fine comunque la partita finisce 1-1, diciamo un punto più guadagnato per il Verona che per la Lazio, che poteva ammirare i 3 punti. Atalanta-Milan, altro big match della giornata, l'apre al 38esimo Lokman, al 48esimo del primo tempo pareggia Giroud, al 55esimo, e siamo nel secondo tempo, il 2-1 dell'Atalanta che si porta avanti, all'80esimo pareggia Jovic, secondo gol consecutivo, al 93esimo Calabria si fa espellere, al 95esimo gol di tacco di Muriel, mette un timbro, e che timbro su questa vittoria dell'Atalanta, e insomma espulsione che secondo me ha anche influito su questa sconfitta, ma sta di fatto che l'Atalanta si è rialzato dopo il 3-0 incassato contro il Torino, ne fa 3 questa volta e subisce 2, ma l'importante era vincere contro il Milan, non era scontato e soprattutto è molto importante. L'Inter che ha affrontato l'Udinese, in realtà lo strapazza questo Udinese perché al 37esimo segna Calhanoglu sul rigore, sta segnando con la continuità assurda per un centrocampista, seppur sul rigore, ma i rigori bisogna segnarli. Al 42esimo Di Marco 2-0, 44esimo Thuram 3-0, 84esimo Lautaro Martinez 4-0. La partita, ragazzi, poteva finire 5-6-0. Udinese poca poca roba. Frosinone Torino si conclude sul punteggio di 0-0. Frosinone va anche vicino alla rete, anche il Torino, però insomma, pareggio che è sostanzialmente giusto. È un punto guadagnato per il Frosinone perché il Torino veniva da un 3-0 contro l'Atalanta, quindi non era scontato. E quindi è un punto, secondo me, guadagnato in realtà per tutte e due, ma in particolare per il Frosinone, che comunque non è una euromossa. Il Monza ha affrontato il Genoa,
E all'83esimo segna Dani Mota Carvaio ed è il gol che basta al Monza e vince 1-0 contro il Genoa. Palladino sembra un arrivo di Allegri, corto muso anche per loro. Palladino in passato gioca alla Juventus, chissà. Salernitana che ha affrontato il Bologna passa in vantaggio al nono minuto con Zirkzee, conferma ancora Zirkzee al 20esimo, quindi 0-2, al 75esimo torna al gol Simi dopo praticamente una vita d'assenza proprio in campo, torna in campo dopo tanto tempo e segna anche dopo un sacco di tempo. Saranno passati secondo me almeno un anno e mezzo, 2 anni da tutti i pareti di Simi in Serie A. Al 92esimo Fazio si fa espellere, la Salernitana quindi chiude anche in 10 uomini. La Roma, affrontata dalla Fiorentina al quinto minuto, apre Lukaku al 66esimo, pareggia Martinez quarta. Prima della rete di Martinez quarta, Zalewski al 64esimo si fa espellere. E la Roma chiude addirittura in 9 uomini perché all'87esimo viene espulso Lukaku. Finisce 1-1 e per come si era messa la partita, credo che il punto per la Roma è guadagnato. Empoli-Lecce, la sfida un po' di testa a coda, al 64esimo segna Banda, al 71esimo l'autogol di Rafinha regala il pareggio ad entrambe in realtà. E quindi insomma, punto per tutte e due, ma smuove poco la classifica un po' per entrambe. Cagliari ha affrontato il Sassuolo, al 7° minuto la apre Erlich, poi al 62esimo Ruan tre soldi si fa espellere. E poi praticamente succede di tutto perché al 94esimo segna la Padula, subentrato, al 99esimo segna Pavoletti, subentrato, se la porta a casa il Cagliari, ragazzi. Ultimi minuti, zona Cagliari, ma soprattutto zona Pavoletti. Pavoloso, ragazzi, il gol di Pavoletti. Clamoroso, ragazzi, perché poi vincere non è scontato contro una squadra come il Sassuolo. Classifica, come ho detto, alla fine si smuove, ma fino a un certo punto, perché al 20° posto troviamo ancora la Salernitana con 8 punti, 9 sconfitte, 5 vittorie, 9 sconfitte, 5 pareggi, 1 vittoria, 11 punti per il Verona, 19esimo, con 8 sconfitte, 5 pareggi e 2 vittorie, 18esimo Empoli con 12 punti, 3 vittorie, 3 pareggi e 9 sconfitte, 17esimo Udinese con 12 punti, 1 vittoria, 9 pareggi e 5 sconfitte. Il Cagliari, ragazzi, adesso è 16esimo e quindi ben fuori, non ben fuori, ma insomma due posizioni dalla zona salvezza, 13 punti, 3 vittorie, 4 pareggi, 8 sconfitte, la Sassuolo a 15 punti, con 4 vittorie, 3 pareggi, 8 sconfitte, 4 vittorie, 3 pareggi, 8 sconfitte anche per il Genoa, con 15 punti e 14esimo, 13esimo il Lecce, quindi Lecce è lontano dalla zona comunque calda, 3 le vittorie, 8 pareggi e 4 le sconfitte, con 17 punti, 19 punti per il Frosinone, 12esimo con 5 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte, 20 punti per il Torino, 11esimo 5 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte. La Lazio è decima con 21 punti, 6 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte. Nono il Monza 21esimo con 4 sconfitte, 6 pareggi e 5 vittorie. Ottava l'Atalanta con 23 punti, e 7 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte. Settima la Fiorentina con 24 punti, 7 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte. Sesto il Napoli, ragazzi, 24 punti, 7 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte. Bologna attualmente in Europa League, ragazzi, con 25 punti, 6 vittorie, 7 pareggi e 2 sconfitte. 25 punti per la Roma quarta con 7 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. Che nonostante, ragazzi, il pareggio comunque è in zona Champions attualmente. Milan terzo con 29 punti, 9 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte. Juventus 36 punti, 11 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta, quindi a 2 lunghezze dall'Inter che ha 38 per questo antagonista, una sconfitta, 2 pareggi e 12 vittorie per l'Inter, ancora capolista con 37 reti segnate, miglior attacco e solo 7 reti subite, miglior difesa. Direi che è un campionato pazzo, ma siamo ancora nemmeno a metà. Quindi ci vediamo nel prossimo video, un salutone, ciao.